Non è l'uomo che si salva in virtù dei suoi meriti e dei suoi sforzi, ma è Dio che nella sua infinita bontà ci ha resi giusti, ci ha giustificati in virtù del sangue di Cristo sparso sulla croce. Certo, come dicevo, non una fede a parole, non una fede ideologica, una fede che poi deve manifestarsi nella vita quotidiana, una fede che deve improntare la nostra condotta, il nostro modo di vivere, il nostro atteggiamento nei confronti del prossimo, il nostro agire nel mondo, il nostro essere a servizio degli altri, come quei servi che attendono il ritorno del Signore. Ecco, tutte queste virtù noi le contempliamo nel grande santo di cui oggi la Chiesa fa memoria, San Giovanni Paolo II, un uomo dalla fede granitica, un uomo che ha annunziato il Vangelo instancabilmente in ogni angolo della terra, un uomo divorato dall'amore di Dio e dall'amore dei fratelli, come diceva Padre Pio, innamorato della Vergine Maria, a cui ha affidato il mondo, a cui ha affidato il suo ministero, a cui ha affidato la Chiesa. Oggi vogliamo ringraziare il Signore per il dono di questo grande Papa e far tesoro del suo insegnamento, del suo magistero che rimane l'eredità più preziosa insieme al suo esempio che ha lasciato alla Chiesa e dunque a ciascuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo.